Ma ci vogliono mettere liberi. Ma che è la libertà? Porre l'accento sui diritti inalienabili, squarciare i silenzi, stimolare la riflessione sul recupero e sul destino degli internati e sulla condizione più generale delle carceri, provando ad abbattere i muri tra il dentro e il fuori, costruendo ponti, ridestando le coscienze civili dal torpore. Tutto ciò, ma anche tanta sperimentazione tecnica nel racconto verità, Le stanze aperte, docufilm diretto da Francesco e Maurizio Giordano, prodotto dall'Associazione Culturale VED, che è stato presentato nell'ambito dell'ultimo appuntamento aperto al pubblico del ciclo di incontri lezione, formula ideata dal professore Francesco Giordano per il laboratorio di produzioni audiovisive, teatrali e cinematografiche della Facoltà di Scienze Politiche presso l'Università Orientale di Napoli. Qui all'Orientale molto sperimentale, perché abbini alla lezione teorica poi un intervento pratico e dà la possibilità agli studenti di incontrare professionisti della settima arte. Ecco, quali sono le tue sensazioni quest'anno? Qual è un po' il bilancio? Quali anche le difficoltà che hai incontrato? Allora, questa formula l'ho sperimentata ormai da 3 anni, come ben sai, visto che ci segui quasi dall'inizio. E diciamo che è un modo per avere nei giovani un interesse anche di più a quello che è il discorso dei laboratori, ed è sperimentata un po' su quello che è stato il mio precedente lavoro, la mia precedente proprio esperienza, sia con dei laboratori che ho fatto in Svizzera sempre con mio fratello, sia con dei laboratori che abbiamo fatto all'interno del carcere. Era meno accademico dal punto di vista, quindi l'ho adeguato un pochino più a quello che sono le richieste universitarie, più come studio, e quindi la parte teorica con l'applicazione pratica quasi nell'immediato, cioè la spiegazione proprio della strumentazione e poi l'applicazione pratica. Questo diciamo nella prima parte del corso. Però la seconda parte ha uno sviluppo ancora più difficile, perché intreccia dei temi sociali, dei temi culturali ovviamente, ma anche dei temi tecnici, pratici, registici, visto che con le proiezioni, con gli incontri, anche con te come giornalista, eccetera, eccetera, sviluppa altri tipi di sensazioni. La proiezione è inserita nel percorso laboratoriale sullo studio delle produzioni indipendenti allo scopo di presentare un film non convenzionale che dal punto di vista del linguaggio filmico e dei contenuti diventa oggetto di studio e ricerca sperimentale di una nuova espressione docufilmica che tenta la strada del documentario alternativo, coniugando singolari abilità registiche con sapienti interventi di post-produzione e vita reale. Mamma, voglio morire, prima
Roma bella, siamo ragazzi fatti molto bene. Mamma! Luca, io sono stato al calcio di Bari, poi da Bari mi sono portato sempre a servitù. Un film che si snoda su un doppio filo narrativo, reale e sceneggiato, ma pur sempre partendo da storie vere, le vite interrotte degli internati dell'ex OPG di Secondigliano, dove nel 2009 ebbe luogo il trasferimento dei detenuti dalla sede di Sant'Eframo, ritenuto inagibile, fino alla definitiva chiusura degli OPG per legge nel 2013, ma nei fatti prorogata diverse volte. Cellulare non me lo sono proprio portato. Va bene. Un copione. Prego. La seguo? Prego, secondo. Grazie. La sceneggiatura è affidata a Giuliana Del Pozzo, che ha telecamere accese e in qualità di documentarista si è introdotta nell'edificio entrando in contatto con i detenuti, i protagonisti, per poter apprendere le vicende quotidiane di una realtà separata dal reale da un perenne muro. Dalla testimonianza raccolta ha costruito un filone narrativo che parte dall'apporto quotidiano degli internati all'interno del carcere, ma arriva alla possibilità insieme invocata e temuta di un ritorno a casa, con tutti i cambiamenti emotivi che ciò comporterà e, come ben mostra il film, a dominare all'esterno è la disgregazione delle relazioni sociali, in primis familiari, a cui la condizione di internato condanna. Ma chi è? Fondamentale il ruolo guida dell'attore Vincenzo Merolla, unico interprete professionista, che ha trascorso molte ore del giorno con i detenuti nelle celle, provando a capire il limite della loro libertà, confrontandosi con l'alterità che in quanto tale fa paura. Guardate che ghietto a pensare. Poi. Ragazzi, c'è la conta! La conta! Perché abbiamo utilizzato l'attore professionista e perché non abbiamo utilizzato, questo alla fine è il senso, un vero e proprio internato? In parte non ci interessava soltanto raccontare che cosa succede nella testa, anche se lui della testa parla, ma ci interessava insinuare anche il dubbio della simulazione. Non possiamo immaginare che lui sia necessariamente matto, semplicemente perché non lo sappiamo, ci viene detto che sta lì. Allora, chi più di un attore che restituisce la verità attraverso la falsità può dare a noi la possibilità di giudizio? Però io penso che un attore non conosca la verità. Ha vissuto molti giorni con loro, infatti a un certo punto... Il docufilm, che ha ricevuto il premio Parole, Immagini, Suoni, Squarciare i Silenzi, si può leggere proprio come la condizione dell'internato interpretato da Merolla in un'ottica universale, come lavoro sul tema dei diritti negati e del diverso, in un momento storico in cui l'interconnessione globale e i fenomeni contemporanei ci impongono di relazionarci alla diversità. Un film che con sensibilità e professionalità dà voce al silenzio e assume nei momenti più alti un aspetto onirico spiazzante, dovuto all'uso della poesia e di musiche sinfoniche classiche in rapporto ad un contesto affatto armonico. Vincenzo Merolla non interpreta dunque uno specifico personaggio, non ha una fisionomia psicologica e relazionale propria, ma tra realtà, follia e sogno incarna metaforicamente una condizione universale e insieme segno dell'anonimato a cui sottostavano gli internati, nient'altro che numeri. La scelta di utilizzare un attore professionista, cioè Vincenzo Merolla, che incarna però una condizione universale, non singola. Sì, le condizioni sono semplicemente due. La prima è la libertà di muoversi, appunto, anche al di fuori dello stesso istituto di detenzione, che per noi era fondamentale. Dovevamo completare la scena, diciamo, della sua ipotetica guarigione in esterni e soprattutto la possibilità, la duttilità di un attore di potersi tutto sommato rifare a ciò che vedevamo, di restituire, come spesso dico, attraverso la sua falsità, la verità dell'internato, però facendola in una maniera consona a
chi usufruire della visione cinematografica. Probabilmente un internato sarebbe stato più efficace rispetto alla malattia, ma se fosse stato soltanto questo il lavoro, noi non avremmo fatto altro che registrare cronaca, non avremmo potuto cioè sperimentare attraverso sempre il linguaggio cinematografico quello che era il vero e proprio percorso, non sappiamo se di guarigione o meno, di un detenuto psichiatrico. E poi non so se cioè, forse era una questione insomma, di burocrazia, però era difficile creare una storia anche con i detenuti, cioè al di là del documentario. Questo è il mio problema. Cioè, il film ha una dimensione da universo, non da storia. Per chi di voi conosce Aristotele, spero tutti, ma per chi non lo riconosce, insomma, adesso lo nomino io, voi sapete che noi abbiamo necessità di rifarci a delle unità. Però queste unità possono essere travalicate se invece di lavorare su un personaggio, lavoriamo su un universo. Quindi il film non voleva cogliere un singolo personaggio, un attore, ma voleva raccontare un universo. L'accostamento del documentario alla sceneggiatura, quindi alla finzione? Diciamo comunque che un film ha un percorso molto travagliato. Questo film nasce come documentario, ma si trasforma in un lungometraggio vero e proprio con l'aggiunta di una sceneggiatura, ma in realtà anche la prima parte è stata costruita. I materiali che sono stati utilizzati sono stati finalizzati alla costruzione di una storia che è stata fatta, diciamo così, in itinere, ma che seguiva una traccia, un canovaccio, e che poi sfocia in qualcosa di più complesso nella seconda parte. Questo perché il lavoro nasce come un'idea di progetto e non si trasforma subito in linguaggio cinematografico diretto, è piuttosto un'esperienza, mentre nella seconda parte io e mio fratello abbiamo fatto valere le nostre competenze e quindi abbiamo potuto lavorare con più libertà, ci siamo potuti esprimere secondo quello che è il nostro vero e proprio lavoro, cioè il cinema. Una scelta di regia e di contenuto ben spiegata da Maurizio Giordano, che ha raccontato aneddoti del film molto particolari e inimmaginabili all'esterno, spiegando poi la scelta di utilizzare un attore professionista nelle vesti di internato che attraverso la falsità della recitazione potesse avvicinarsi alla verità, quella del vissuto interiore di un recluso, che però non potremmo mai conoscere realmente. Giordano, pungolato dai ragazzi, si è soffermato anche sulle dovute scelte di regia e di riprese, vincolati ai limiti del dover girare in un luogo soggetto a massime restrizioni, tanto che alcune scene girate sono state tagliate in fase di post-produzione. L'umanità e l'orrore degli ex OPG in un racconto verità. Sì, effettivamente ritornare oggi, rivedere il film prodotto dalla Vedder, realizzato dai fratelli Giordano, veramente è un tornare al passato. Oggi la situazione è completamente diversa, gli internati sono curati all'interno di strutture sanitarie, non sono più reclusi nelle patrie galere, e quindi ci sono delle strutture che si chiamano REMS, che sono residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, che sono strutture sanitarie a tutti gli effetti. Succedeva, come appunto vi dicevo prima il professore, che poi si verificavano questi ergastoli cosiddetti bianchi, che succedeva che al di là del tempo minimo di stare in un OPG, poi di fatto venivano assolutamente abbandonati di pericolosità sociale, perché in effetti
Poi, se un soggetto è incapace, intende di volere, perché poi viene ristretto in una struttura? No, fondamentalmente, se tu non sei autore dell'atto che hai commesso, no? Non sei riconosciuto responsabile del gesto, del reato compiuto, perché stai in un OPG? Stai per un discorso di sicurezza sociale e quindi per un giudizio di pericolosità sociale che poi normativamente dovrebbe essere rivisto ogni semestre. Di fatto questo non avveniva, quindi erano una realtà veramente di abbandono. Ti fa onore il fatto di aver aperto le celle, quello il titolo era Le celle aperte, però poi ci fu un internato che disse no, il titolo di questo lo scelse lui, disse deve essere le stanze aperte, perché il direttore a noi ci fa stare che porta aperto piano coppa. Loro dormivano fino all'orario di chiusura che era la notte, loro stavano tutta la giornata con le celle aperte e potevano andare nei corridoi, però l'ha fatto lui, ma altre strutture non l'hanno fatto. Beh certo, c'erano letti di contenzione, venivano legati, quando avevano delle crisi di agitazione forte, paradossalmente erano stesso loro che chiedevano ai psichiatri, ai medici psichiatri di essere legati su questi letti. Sui quali mi ricordo venivano legate queste fasce di contenzione in alcuni OPG, non a Napoli, devo dire la verità, venivano legate per tanto tempo che avevano anche questo buco al centro, no? Per cui per dentro non si potevano alzare neanche per gli atti. In realtà dopo 2 anni non fu semplice, però riuscimmo a togliere questi letti di contenzione. Un'altra rivoluzione che ha fatto è quella di introdurre una marea di progetti per stimolarli a rientrare in contatto con le persone che erano gli operatori che venivano dall'esterno, facevano teatro, facevano la musica, infatti si vedono delle scene in cui loro fanno qualcosa in teatro, la serra, insomma una marea, e il cinema, anche il cinema. Lui proprio ad ampio raggio riuscì a introdurre tutti questi elementi prima o poi della chiusura, ma perché aveva capito che per stare bene avevano soltanto bisogno di vivere una vita normale e non da reclusi. Nel corso della presentazione del docufilm è intervenuto anche Stefano Martone, attuale vice direttore del carcere di Poggioreale ed ex direttore dell'OPG di Secondigliano, che ha sottolineato come il cinema ha valore terapeutico all'interno delle strutture carcerarie, ma anche un valore di messaggio alla società per favorire un'apertura mentale. Martone ha raccontato agli studenti la sua esperienza nell'ex OPG da direttore illuminato, che di giorno permetteva l'apertura delle celle del piano superiore, da cui il nome del film suggerito da un internato, e che ha sempre provato ad evitare pratiche molto dure, invasive e irrispettose della dignità umana, che solitamente riguardavano le realtà degli ospedali psichiatrici giudiziari come letti di contenzione. La realtà degli ospedali psichiatrici giudiziari ora è stata superata dalle cosiddette REMS, residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza affidate al Servizio Sanitario Nazionale e Territoriale. La questione, anche alla luce delle carenze di personale, oltre che di risorse, resta complessa. Quanto vi sentite comunque tutelati istituzionalmente? Beh, diciamo che allo stato attuale c'è una grande attenzione, voglio dire, anche la regione Campania, le altre regioni insomma intervengono, sostengono economicamente in maniera anche forte tutte le iniziative che sono poi questi, si chiamano PTRI, cioè dei programmi terapeutici riabilitativi individuali che sono appunto finanziati attraverso le varie ASL di competenze di appartenenza, e quindi questa è la dimostrazione che c'è un interesse vivo, sempre attuale, alla cura e alla riabilitazione di queste persone. Durante l'incontro è stato presentato anche il libro della giornalista Valentina Soria, La leadership nella pubblica amministrazione, il caso del penitenziario di Lauro, edito da Europa Edizioni, che mostra un esempio virtuoso di realtà carceraria in provincia di Avellino, ora divenuto un ICAM, un istituto a custodia attenuata per madri detenute, in cui vengono portate avanti attività trattamentali e di recupero che puntano anche a risanare le relazioni familiari e sociali,
in un ambiente sano e stimolante, fondato su una leadership condivisa e partecipata e in cui si concepisce il carcere come un'impresa creativa, che possa restituire alla società soggetti che hanno acquisito competenze e soggettività, e abbassando così notevolmente il tasso di recidiva e quindi i costi conseguenti, oltre all'insicurezza sociale e al governo politico della stessa. Puntare quindi sull'agire creativo, sulla formazione e sull'empowerment, ovvero la consapevolezza di sé, sembra essere la formula vincente. Il carcere diventa così un'istituzione complessa in cui affiorano dinamiche relazionali nuove, il detenuto finalmente riacquista la propria soggettività di persona. Risocializzazione del soggetto detenuto significa costruire o ricostruire consapevoli legami con la società, appoggiandosi in particolar modo alla famiglia, alla scuola e al lavoro. Io sono di quell'opinione che aiutare dei detenuti anziché condannarli per sempre può far bene soltanto a tutta la nostra società. Ma aiutare il detenuto, l'uomo in sé? L'uomo in sé. Valentina. Sì, però secondo me bisogna fare un discorso ulteriore che va oltre proprio il lavoro sui detenuti, ma proprio nella società, perché comunque è fondamentale secondo me. E nell'ICAT di Lauro lavoravano moltissimo su questo aspetto, cioè sul risanamento delle relazioni umane, delle relazioni familiari. Lavoravano proprio sulla reintroduzione del detenuto una volta fuori nelle famiglie e nella società, perché ovviamente bisogna abbattere i muri del pregiudizio. Hai capito, poi tutto sommato anche con gli OPG è successo questo, perché con gli OPG tutto sommato quelli che non l'accettano sono quelli che stanno fuori, nella società di fuori. Quindi incentivare, per dire, anche le imprese, le società ad assumere ovviamente detenuti, avere sgravi fiscali, cioè deve essere un circuito virtuoso, una rete. Come mai ha deciso di soffermarsi sulla leadership della pubblica amministrazione nel titolo? Perché penso che parlare del carcere sia necessario a fare un discorso molto più generale in Italia, ma come nel resto del mondo, sulla pubblica amministrazione e in particolare sulla leadership. Quindi andare ai vertici e capire che è necessario riformare proprio l'agire amministrativo dall'alto e quindi una leadership che non sia gerarchica, che non preveda proprio un vertice, una base, ma sia una leadership partecipata, che quindi sappia in qualche modo far assimilare appunto la direzione a chi sono proprio le persone a livello più basso, per armonizzare l'agire pubblico. E anche in un'istituzione come quella carceraria è fondamentale che le persone si sentano parte integrante di questo progetto, di un progetto di recupero, in cui però non siano solamente, come mostrano nell'istituto, nell'ICAT di Lauro, che è un istituto a custodia attenuata, le persone non siano solamente meri esecutori, ma siano proprio dei progettisti, quindi riescano proprio a mettere tutti se stessi, tutto il proprio lavoro, la propria creatività in questi progetti, sentendosi proprio parte integrante di un percorso che avvicina appunto il vertice alla base e quindi ai detenuti, senza creare troppe gerarchie interne. Nella tua esperienza, ti è mai capitato di vedere o anche soltanto percepire delle lesioni dei diritti umani riguardanti i detenuti? Sì, io questo lo percepisco tutti i giorni, ovviamente a tutti i livelli, non solo la parte insomma, per i detenuti, ma per tutti coloro che comunque hanno commesso, hanno sbagliato, perché purtroppo è difficile perdonare errori in questa società e dare una seconda possibilità, ma è fondamentale perché comunque in questo modo noi, allora, curare un detenuto, dargli una seconda possibilità, reinserirlo nella società, combatte la recidiva e quindi diminuisce anche i costi sociali, tutto quello che c'è, l'indotto che ruota attorno a questi individui. Un'esperienza, quella del laboratorio di produzioni audiovisive, teatrali e cinematografiche, che si conferma un'eccellenza voluta e portata avanti dal professore Francesco Giordano, non senza difficoltà.
ma con tanta passione e motivazione, quella che riesce a sviluppare e far emergere nei ragazzi, spinti a confrontarsi con professionisti del comparto e a scoprire inclinazioni che spesso non sapevano di possedere. L'auspicio di Giordano è di potenziare il laboratorio, che è a numero chiuso, ma le richieste di partecipazione degli studenti sono sempre in aumento, a conferma del grande interesse suscitato.